Per me è stato un bel ritorno perché ho ricordato anche ai sindaci che il mio primo lavoro da medico, da chirurgo, l'ho cominciato qui all'ospedale di Lacco Ameno e Rizzoli. E quindi è stato un piacevole ritorno. Ho fatto il sorvolo insieme al commissario Legnini questa mattina e abbiamo visto lo stato di avanzamento, diciamo, della rimessa in sicurezza del territorio, che ovviamente è stato fatto e si sta facendo con una grande velocità e con grande competenza. Il territorio però è particolarmente fragile, non è che, cioè, non devo dirlo io, insomma, è abbastanza chiaro. Dovrà essere ovviamente. Si dovrà continuare a tenerlo in sicurezza, a mantenerlo in sicurezza. Ci sono però alcune situazioni che sono onestamente al di fuori di quelle che potrebbero essere le normali visioni di ciascuno di noi. Durante il suo volo ho visto all'interno degli alvei, all'interno degli impluvi, dei manufatti, dei palazzi, che sono stati costruiti forse neanche nel recente passato. Però sono comunque ancora lì, presenti e che costituiscono ovviamente un rischio oggettivo, reale, presente e attuale che in qualche maniera, insieme al commissario straordinario Legnini, bisogna trovare il modo di risolvere. L'isola è piccola, ma non è piccolissima, ci sono altre isole minori, ben più piccole dell'isola d'Ischia, che ovviamente, come le altre, presentano diversi livelli di criticità. Come dico sempre, io in realtà i terremoti non fanno morti, è l'uomo che fa i morti costruendo male su zone che sono sismiche. Quindi da questo punto di vista bisogna essere chiari, il territorio è di per sé fragile, bisogna imparare a convivere con il territorio fragile, l'uomo ha il compito, anzi ha l'obbligo di mettere in sicurezza il territorio per fare in modo che le prossime generazioni possano vivere in serena tranquillità quello che in questo momento noi non stiamo vivendo, perché fare un ragionamento di ricostruzione significa fare un ragionamento che mette in campo le risorse della collettività per fare fronte a delle cose che magari potevano essere evitate se si fosse fatta una pianificazione del territorio diversa. Qui dobbiamo fare un altro tipo di ragionamento, cioè sull'evento del 2017, quindi l'elemento sismico, si è inserito nel 2022 l'elemento idrogeologico. Solo a maggio è stato approvato il PAI, se non ricordo male, mi dicevano i sindaci, quindi in realtà è vero che è passato un po' di tempo, però è vero pure che dobbiamo fare un ragionamento a partire dal mese di maggio di quest'anno. Dopodiché le rispondo, le persone che non vivono più nella propria casa, nella propria dimora da tanto tempo, è ovvio che non sono felici di viverci. Adesso io non conosco specificamente le realtà di ciascuna di loro, però per alcune potrebbe essere previsto il rientro, per altre la delocalizzazione, per altre ancora, come vi dicevo prima, bisognerà entrare nell'ottica che alcune di quelle case non potranno mai e mai più essere riabitate.